Dopo Montefalco e Valfabbrica è stata San Giustino a ospitare un incontro del ciclo promosso dall'assessorato all'agricoltura della Regione Umbria per far conoscere imprese agricole e agroindustriali, oltre che a operatori economici dei territori, le opportunità offerte dalla nuova programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020. L'appuntamento al Museo del Tabacco ha permesso di illustrare i bandi già attivi nell'ambito del PSR per un ammontare di 95 milioni di euro. A fare gli onori di casa Paolo Fratini, sindaco di San Giustino, accompagnato al tavolo dall'assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, Fernanda Cecchini. È una grande occasione per il mondo agricolo, ha ricordato Cecchini. L'obiettivo che ci siamo posti è di migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, mettendo insieme sviluppo agricolo ma anche promozione dei beni culturali, per rafforzare l'attrattività turistica con nuovi servizi e infrastrutture e creare così redditività e posti di lavoro. L'Umbria è stata la prima regione ad attivare i bandi della nuova programmazione per lo sviluppo rurale, che porta nella regione 877 milioni di euro di finanziamenti pubblici, circa 90 in più rispetto alla precedente programmazione. I bandi attualmente aperti riguardano la qualità dei prodotti agricoli e alimentari per favorire la qualificazione delle produzioni e la loro valorizzazione sul mercato, la formazione professionale e l'attività di tutoraggio per l'apprendimento aggiornato continui, la concessione di aiuti per l'avviamento di aziende condotte da giovani agricoltori con possibilità di attivazione del piano integrato aziendale in modalità pacchetto giovani. Attivi inoltre un bando per il sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità delle aziende agricole e un altro per trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli. Una misura riguarda anche la promozione di sistemi di qualità per incentivare gli agricoltori a orientare le produzioni e favorire la diffusione dell'agricoltura biologica e dei sistemi riconosciuti a livello comunitario, oltre che di produzioni tipiche riconosciute a livello nazionale. Fitta l'agenda dell'assessorato regionale all'agricoltura, che intende partire entro la metà del 2016 con tutti i bandi della nuova programmazione.